Allora, porca, non mi fate bestemmiare, ma dove vogliamo andare? Vogliamo far passare Baldini per un capriccioso? L'incompetenza degli altri? Perché devo metterci io, andare a giocare a Pisa, se loro non sono capaci? La Canalese per essere salva ha solo una chance, che il signor prefetto, che io ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscere, siccome è uno che si vede che ha guadagnato i gradi sul campo di battaglia, non nelle stanze della politica, e ha capito il problema, si è tuffato nel problema. Se non mette la mano lui a questo problema, il signor prefetto, e li prende per le palle, li stringe e li porta davanti alle loro responsabilità, la Carrarese non gioca più a calcio. La Carrarese adesso rischia seriamente di sparire dal campionato di Lega Pro. Parole di fuoco nel post-gara di un infuriato Silvio Baldini. Una situazione paradossale, quella vissuta dalla città di Carrara, dalla società e soprattutto dai tifosi della Carrarese, costretti per inagibilità dell'impianto a restare fuori dallo Stadio dei Marmi e, come ripreso dalle telecamere di Italia 7 durante la puntata di Domenica Bestiale, a guardarsi la partita attraverso un buco. Ecco, vediamo, Non avevo mai visto una partita dal la buco, però. partita dal buco, la Perdiamo, partita dal perdiamo. buco. Dopo l'ennesima grande prestazione dei suoi ragazzi, 2-1 sulla Pistoiese, con il solito Ciccio Tavano in rete, primi in classifica, più uno sul Piacenza, il tecnico giallo-azzurro non le manda certo a dire al comune di Carrara, proprietario dello Stadio dei Marmi ed unico responsabile di questa situazione. Però io faccio una cosa. Io, finché avrò forza, mi vado a incatenare dentro al comune e loro devono andare a casa perché loro vogliono la battaglia con me. Loro hanno trovato un pazzo. Io non sono un capriccioso, io sono un pazzo perché quando mi toccano la mia passione, quando mi toccano sui miei valori, sono pronto a morire. Porca del con la troia, mi fanno un cazzo a me quei grillini lì. La Canalese di Canarini, i Canarini, Baldini fra un anno o due non c'è più, la Canalese c'è ancora. E dei Canarini, di chi ha passione? Avete capito di chi è la Canarese? Però non mi devono rompere i coglioni a me, perché io non mi arrendo. E lo ripeto, supplichiamo in ginocchio il signor prefetto, che se non prende mano lui la situazione, la Canarese non c'è più. Bravo.